Il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, una delle pagine più drammatiche della storia italiana, raccontata a teatro da Ulderico Pesce, spettacolo scritto in collaborazione col giudice Ferdinando Imposibato, in scena fino a domani al teatro TF Menotti di Milano. Ciro Iozzino ha 15 anni quando il 16 marzo del 78 in via Fani le BR uccidono suo fratello Raffaele, gli altri quattro agenti di scorta e rapiscono Aldo Moro. Mamma, vieni a vedere Raffaele steso là a terra con l'orologio del nonno, ma vieni mamma. Ulderico Pesce sceglie il punto di vista ricco di pathos di un ragazzo di una povera famiglia del napoletano sconvolta dalla morte del figlio divenuto poliziotto per raccontare a teatro le tante ombre oscure del caso Moro, sulle tracce delle indagini del giudice Ferdinando Imposimato che nel 2013 con il libro I 55 giorni che cambiarono l'Italia puntò decisamente il dito contro chi all'interno stesso dello Stato volle la morte di Moro, in un torbido intreccio tra servizi deviati, interessi atlantici e lotta per il potere dentro la DC. Lo spettacolo si scopre che non sono stati solo i terroristi ad agire, ma membri importanti dello Stato italiano. Il giudice Imposimato compare in un breve video nel quale ricorda quanto Moro, mente del compromesso storico con il PC, fosse vicino a diventare Presidente della Repubblica. Lo spettacolo, in scena fino a venerdì al Teatro TF Menotti di Milano, farà tappa per una sera soltanto, sabato, al Manzoni di Sesto San Giovanni.